L'ho comprata anch'io la famosa spazzola che vedete su Instagram, su Facebook, che fa la piega asciugando anche i capelli. Allora andiamo a vedere come funziona e che cosa c'è prima di tutto nella scatola. Quindi, aspetta, ecco, è questa, libretto di istruzioni, è questa, l'ho comprata su Amazon, l'ho pagata, oddio, non mi ricordo, 21 euro, comunque lascio il link qua sotto anche con il costo. E l'ho provata un attimo velocemente così, devo dire che qualcosa fa, Ci sono 1, 2, 3 modalità. C'è, vabbè, il primo acceso spento, la seconda è l'aria fredda, la terza è la velocità minima e invece la massima ti viene fuori quel botto d'aria calda, la velocità più veloce, vabbè, avete capito. Direi adesso di andare a provare, ok? A dopo. Ciao, rieccomi qua. Allora, lavato i capelli, messo il balsamo, sistemata, ora sono un pulcino bagnato. Ho i capelli tanto lunghi, quest'anno ho proprio i capelli lunghi, non li ho tagliati, è da gennaio che non li taglio. Devo mettere anche un po' di schiumina, un pochino la metto per la piega. Ma d'estate solitamente i capelli li lascio asciugare all'aria e d'inverno no, d'inverno phon e spazzola, però di solito d'inverno ce li ho un pochino più corti. Adesso vedo se lasciarli lunghi ancora o tagliarli. Allora cominciamo, sono curiosa anch'io di vedere la spazzola come funziona, quindi adesso andiamo a cominciare. Dovrebbe funzionare. Vedi, guarda che capelli lunghi. Devo mettermi a posto la frangia, sicuramente la frangia sì. Allora, per adesso la tiro su, così. Allora, qua sono curiosa di vedere come vengono. Tiro su qua. Dietro. E nel fianco. E cominciamo. Capelli in bocca. Cominciamo. Allora, io direi di cominciare con la velocità più forte. Mi tira, tira molto. Allora, come primo impatto è molto buono perché asciuga velocemente, asciuga molto velocemente. Vado avanti. Io direi di continuare dopo ad acconciatura finita. Ci vediamo dopo. Eccomi, piega fatta. Devo dire che questo prodotto è ottimo, è vero quello che scrivono, è vero quello che dicono, non ne potrò più farne a meno, me la porterò in viaggio, la terrò nella borsa della palestra, si fa presto e veloce perché scalda molto, l'unica cosa l'aria fredda non c'è, perché secondo me è un pochino meno calda di quella calda, però non mi dà particolari problemi. Poi ho tanti capelli, ho tantissimi capelli e ci metto una vita a asciugarli, invece ho fatto presto, sono belli lisci, morbidi, sono lucidi, no, è un ottimo prodotto. Vi ringrazio per aver guardato il video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, lasciate un like e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!